Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA in questo nuovo video acquisti. Ormai ogni mese ci risiamo con le solite cose. Comunque, allora, iniziamo subito velocemente perché c'è diverse cose. Allora, iniziamo dal nuovo arrivato, ovvero che avevo già fatto l'unboxing del Nintendo 3DS XL. Quindi vabbè, niente da dire, avevo già fatto l'unboxing, quindi vediamolo qui. Poi, appunto, per il 3DS all'interno c'era già il gioco di Zelda. Io ho acquistato due giochi, ovvero Mario, Super Mario 3D Land, che mi sto veramente divertendo un casino. Questo gioco qua è veramente fantastico. Mi mancava tornare ai miei ricordi di quando avevo il Super Nintendo, quindi mettiamolo qui. Poi sempre per Nintendo 3DS ho preso Pokémon Y. Ovviamente è il mio primo approccio a questo tipo di gioco, però devo dire la verità che mi sta prendendo anche questo. Infatti, come potete vedere, la cartuccia è dentro perché ci sto giocando. Ora passiamo a PS Vita. Con PS Vita ho preso due titoli, ovvero Batman, Arkham Origins Blackgate, scusate. E niente, ci ho giocato un pochettino in questi giorni e niente, molto bello, mi piace, ci sto ancora giocando, il libretto ovviamente inesistente. Poi sempre per PS Vita ho preso Killzone Mercenari. Anche questo ci ho giocato un pochettino e mi piace. Tra l'altro c'è una cosa curiosa. C'è dentro la pubblicità di Killzone Shadowfall. Ho visto alcuni unboxing di Killzone Shadowfall che avevano dentro la stessa cosa per Killzone Mercenari. Adesso non so se ci saranno dei contenuti aggiuntivi per il gioco. Vabbè, quel che l'è. Perché tu sei uscita fuori. Poi, anzi no, se no non c'ho più posto, facciamo un po' di posto. Poi per PC ho preso praticamente Assassin's Creed Heritage Collection, perché io per PC non avevo gli Assassin's Creed e volevo recuperarli. Praticamente qua contiene il primo, la trilogia di Ezio e il penultimo, il terzo. Ovviamente io sono stato abbastanza fortunato perché pensavo che erano solo in digitale, invece ci sono proprio i dischi, che non è male. E vabbè, il libretto è scarno e dentro ci sono i vari codici per l'attivazione. Poi avevo già fatto l'unboxing di Assassin's Creed Black Flag per PC che mi avevano regalato e quindi adesso con questo ce li ho tutti. Adesso vediamo che di non far cadere tutto. Ora passiamo invece ai film in Blu-ray. Iniziamo con quelli nuovi, quelli che sono appena usciti. Pacific Rim, che ho visto al cinema e ho voluto riprendere. Niente di che. Non ha. E poi Wolverine l'immortale, che è l'ultimo di Wolverine. Poi invece ho fatto alcuni recuperi. Hunger Games, non faccio vedere dentro perché ormai è una cosa. Poi Air Force One con Harrison Ford, anche questo è un recupero, che sono quasi più belli i film di una volta. Macete, Commando con Schwarzenegger, vabbè, questi qua sono tutti i recuperi che ho voluto fare di film che avevo ancora in VHS. E poi Resident Evil Damnation, la guerra
continua. Io ce li ho quasi tutti i Resident Evil e l'ho trovato. Ecco, qua cade tutto come fa tu. E niente ragazzi, questi qua sono i miei acquisti del mese di novembre e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.